Eccoci qui ragazzi, finalmente un nuovo acquisto del Milan dopo il licenziamento di Maldini, giocatore che tra l'altro Maldini lo aveva anche provato a prendere prima di essere licenziato da Cardinale. Il giocatore è Ruben Loftus-Cheek, giocatore inglese del Chelsea, che la trattativa era in uno stato molto molto importante quando c'era Maldini, però poi dopo, come sappiamo tutti, il licenziamento di Maldini da parte di Cardinale, le parti si sono un po' allontanate. Negli ultimi giorni, però, la trattativa si è un po' intensificata e ieri il giocatore era molto vicino al Milan e oggi è stata definita la trattativa. Un accordo totale tra il Milan e il Chelsea di una somma di 16 milioni più 4 di bonus. Il giocatore che viene a sostituire Sandro Tonali, come sappiamo, dopo la sua cessione a centrocampo, che non è un fuoriclasse, non è un Tonali, però è un buon giocatore. L'anno scorso in Premier League ha giocato 25 partite e ha fatto soltanto un assist senza fare nessun gol. L'unica pecca che ha questo giocatore è quella di si infortuna tantissimo. Speriamo che non sarà così neanche con noi, però tra l'altro è un buonissimo giocatore. Si parla anche di Pulisic, altro giocatore del Chelsea, però questa è una trattativa un po' complicata. Il Milan sta provando a fare due colpi dal Chelsea. Il Milan offre al Chelsea circa 10 milioni, 15 milioni di euro. Il Chelsea vuole ancora di più, vuole almeno 20 milioni di euro. Pulisic è un buonissimo acquisto per il Milan che può essere un grande inserimento nella gerarchia del Milan, nella formazione che sceglie Pioli, un'operazione che è molto importante per il Milan anche per le cose del marketing, visto anche che Pulisic è statunitense, come sappiamo bene, anche Cardinale, quindi nel lato del marketing è una buonissima operazione per il Milan. Altre notizie: oggi ci sono state le visite medici di Sportiello con il Milan, che sappiamo tutti che arriva a parametro zero dall'Atalanta, che adesso va a prendere il posto di Tatarosano come vice Maignan. Finalmente abbiamo un secondo di Maignan di altissimo livello, non è a livello di Maignan, però un buon secondo portiere. Altra notizia, domani ci sarà un incontro a casa Milan per Romero, giocatore talentuoso, giovanissimo della Lazio, che arriva anche lui a parametro zero. Domani, come abbiamo già detto, ci sarà l'incontro con il suo agente, tra l'agente anche di Rebic, che speriamo che ci possa dare anche una notizia buona, perché Rebic sappiamo tutti che probabilmente, vogliamo che probabilmente, non sarà più un giocatore del Milan per la prossima stagione. Quindi domani c'è la possibilità che Romero diventa il nuovo giocatore del Milan. Quindi ricapitoliamo ancora l'assunto del video: Loftus-Cheek è praticamente un giocatore del Milan, manca soltanto le visite mediche che potrebbero arrivare nelle prossimi giorni oppure nelle prossime ore e poi l'annuncio ufficiale. Abbiamo parlato anche di Pulisic che è vicino al Milan, che il Milan sta provando a fare due colpi dal Chelsea, però il Milan è fermo ancora al 10 e 15 milioni di euro. Chelsea, come abbiamo già detto, vuole almeno 20 milioni di euro. Sportiello ha fatto le visite mediche con il Milan. Romero domani potrebbe essere un nuovo giocatore del Milan. Su Guller, fino adesso, sul talentuoso turco Arda Guller del Fenerbahce, non ci sono novità. Ieri c'erano state delle notizie che il Milan ha offerto 22 milioni di euro per scavalcare tantissime altre squadre che erano fortissimo su di lui, che ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni di euro, però fino adesso non ci sono conferme ancora sul giocatore, quindi attendiamo altre notizie. Quindi per questo video è tutto, grazie, iscrivetevi al canale, mettete un like e sempre Forza Milan!